Raggi di Sole è il quinto album di inediti di Claudio Stea, chiusura di un cerchio e di un percorso durato 7 anni, partito con la produzione del disco Raggi di Luna nel 2018 e concluso con la produzione di quest'opera terminata a dicembre 2021. È un progetto sonoro ricco di luce, figlio di un lavoro durato 3 anni e mezzo, in cui colori ed emozioni, ricordi e pensieri sono stati fusi per creare un'opera musicalmente autobiografica, nell'ombra di un disegno sonoro che nasconde propensioni artistiche davvero sorprendenti. All'interno di questo disco c'è il racconto di un lungo cammino, scosso dal suono di sensazioni contrapposte, figlie di un estro senza confini. Nel disco, come sempre, l'arte melodica chiede conto del vissuto dell'artista ed è proprio nell'atto creativo che, ad affiancare le conoscenze musicali, sopraggiungono la sensibilità soggettiva, un bagaglio emotivo che si fa carico del quotidiano e una rielaborazione interiore di paesaggi, incontri, visioni e immaginazione. Il filtro personale consente all'arte di vestire sempre i panni dell'unicità. Come ben sappiamo, innumerevoli e differenti possono essere i modi di espressione del pianoforte, soprattutto quando lo strumento è solo e può liberalmente trasmettere le onde sonore che dal cuore, dalla testa e infine dalle mani del pianista giungono alla tastiera e si propagano libere. Sono molteplici le risonanze di queste composizioni, in cui non si fatica a riconoscere il composito background del compositore, tra istanze del pop più contemporaneo, reminiscenze classiche, influenze musicali della tradizione morriconiana e un imponente lavoro improvvisato, specie nelle 3 composizioni che riprendono il titolo di tutto il lavoro: Raggi di Sole, Sun e La Stella più lontana. Esplorazioni sonore che dall'indagine tattile dello strumento traggono viscerali sensazioni emotive. Limpidezza e nitore sono gli ingredienti di un suono accuratamente cesellato che acquisisce densità espressiva proprio dalla sua delicatezza e che rimanda a una dimensione intima quale unicamente il piano solo riesce a rendere pienamente, in un soliloquio che non è chiusura e corrispondente piuttosto a uno schiudersi di memorie, come nella energica Sally River. O la sorprendente sinestesia di un'alba, che apre con una reminiscenza quasi mozartiana, o ancora in quello sguardo posato sul mondo e sul suo destino nel volo dell'airone. Sul rapporto tra uomo e natura, su fisicità ed elucubrazione intellettuale che sentiamo vibrare in tracce come Le 7 primavere del tempo, o Il profumo delle magnolie. Questo lavoro in piano solo è come un vaso di Pandora, da ascoltare aprendo il cuore, per ritrovare e ascoltare la nostra voce più vera e affidare a questa musica quella profondità che abbiamo dentro e che troppo spesso il quotidiano con le sue incombenze offusca.
Raggi di Sole è un disco che potremmo definire quasi una summa di differenti stilemi linguistici di quel macrocosmo che è la musica, nella sua evoluzione storica e nella sua funzione di esplorazione permanente, di spinta in avanti in un percorso che sembra infinito. Dalla minimal music al pop classicheggiante, Stea nelle sue composizioni apre a multiformi suggestioni e ci regala all'ascolto un lavoro originale e avvincente.